come di consueto e come doveroso, io passo la parola alle autorità che ci rappresentano, nello specifico cominciando da chi ci ospita da molti anni e ogni anno giustamente e doverosamente lo ringraziamo, cioè chi rappresenta l'amministrazione provinciale di Imperia nella persona del suo presidente, dottor Sappa. Grazie. Onorevoli parlamentari, signor Sindaco, Colonnello Zarbano, signor Prefetto, Vicario, autorità tutte, amici del Circolo Palazzo, signor Presidente, quando quest'anno il Presidente Giacomo Raineri mi ha accennato alla sua volontà, condivisa con il Sindaco di Imperia, di rivolgere il premio Palazzo alle istituzioni rappresentate dall'Arma dei Carabinieri e alla memoria di Manfredo Manfredi, ho cercato di cogliere il senso di questo avvicinamento che mi è stato facile, e in particolare vedo nella vita dell'uomo e nei 200 anni delle istituzioni dell'Arma un parallelismo profondo, se soprattutto si considera la vita dell'onorevole Manfredi e la storia ultracentenaria dell'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri è la istituzione più vicina agli italiani perché è presente in ogni paese. Lo dicevamo con il colonnello in occasione della Virgo Fidelis. Colonnello era emozionato a prendere la parola a nome dell'Arma perché rappresentava una istituzione che da 200 anni è fedele agli italiani, allo Stato, e lo è nelle sue articolazioni periferiche perché è presente in ogni paese. Il riferimento è l'Arma dei Carabinieri, è il maresciallo e voi carabinieri presenti, che saluto con particolare cordialità. Manfredo era vicino a tutti, lo si ritrovava un giorno a Pieve di Teco, un giorno a Buggio, un giorno alle Navette e il giorno dopo alla Camera. Parlava con Clujinda Mutta e il giorno dopo incontrava il capo del governo. È stato sottosegretario, rivestito dei compiti istituzionali importantissimi, ma soprattutto era un uomo della sua gente. Ha vissuto, e questo l'ho scritto Gabriella in occasione delle esequie, ha vissuto per la sua terra perché amava la sua terra, e questo legame profondo unisce tutti voi carabinieri, e unisce chi si è speso per questa terra. Io ho molti ricordi di Manfredo. Da quando giovane, ventenne, mi avvicinai alla politica e poi cessai, poi mi dedicai alla professione, e mi ripescò di nuovo Manfredo, con il quale ho condiviso tantissimi momenti. Vedo qui anche il viso di molti che con lui hanno condiviso percorsi in montagna o sul mare, perché amava la natura, amava la terra. Vorrei dire molte cose, ma so che chi mi seguirà lo farà molto meglio di me. Quindi ringrazio ancora il Presidente perché ha voluto ancora una volta testimoniare, e la parola testimonianza ricorre spesso nel dire dell'onorevole Manfredi, che è stato presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, e di questa testimonianza forse era orgoglioso più di altri incarichi istituzionali che ha avuto, oltre a quello della provincia. Ha fatto bene
a fare questo accostamento proprio perché si riconosce l'essenza di due aspetti. L'uno, l'aspetto del servizio della gente, il secondo, il riferimento ai valori profondi di questa Italia, che gli uni servono ogni giorno e l'altro ha amato nella sua vita. Grazie. Signor Prefetto, signor Questore, autorità civili e militari, cittadini imperiesi, buon pomeriggio. Il premio San Leonardo, città di Imperia, si inserisce ormai tra gli appuntamenti classici del panorama culturale della nostra città. Al Circolo Parasio, al suo presidente Giacomo Regneri e ai soci tutti, va il ringraziamento mio e dell'amministrazione che per aver istituito e mantenuto negli anni questo prestigioso riconoscimento, che va a individuare soggetti e personaggi di altissimo profilo, che si sono distinti nei rispettivi campi e hanno contribuito a dar lustro alla nostra città e al comprensorio. Premio San Leonardo significa premio della città di Imperia, visto che la nuova denominazione assunta, modificando quella iniziale di premio Parasio, si identifica con il santo patrono, sinonimo di unificazione. Quest'anno il premio assume una valenza aggiuntiva, collocandosi nella concomitanza delle celebrazioni dei 200 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Credo infatti sia molto importante consegnare un riconoscimento a chi è nato in Imperia, ma anche a chi opera sul territorio con impegno e costanza e si distingue per eccellenza. Dunque, l'edizione di quest'anno ha identificato quali destinatari l'Arma dei Carabinieri nel bicentenario della sua costituzione e la memoria dell'onorevole Manfredo Manfredi, a poco più di un anno dalla sua scomparsa, il quale, nato a Pieve di Teco, aveva scelto Imperia come sua città di elezione. Mi colpisce la simmetria e l'omogeneità contenutistica di tale scelta, perché evidenzia un unico canovaccio esistenziale, e cioè, come diceva anche poc'anzi il presidente della provincia, il rapporto diretto con la gente. L'Arma dei Carabinieri vanta al suo attivo una serie di benemerenze storiche straordinarie che non farei in tempo neppure ad enumerare perché dimenticherei sicuramente temi essenziali e quindi me ne vorrete esimere. Ma proprio tale complesso meritorio ha fatto nel tempo e fa ancora oggi dei Carabinieri, giorno dopo giorno, una realtà vicina ai cittadini, una presenza positiva e rassicurante, pronta ad accompagnarli e ad aiutarli in momenti e passaggi talora critici del vivere civile, un vero architrave della nostra società. Analogamente, l'onorevole Manfredo Manfredi, imprenditore prima, uomo politico poi, presidente della provincia, parlamentare e uomo di governo, infine presidente dell'Istituto Storico della Resistenza dell'età contemporanea. Nel corso della sua vita ha posto il cittadino del ponente ligure della costa come il suo amatissimo entroterra al centro di un'azione di durata cinquantennale, trattando tutti con affabilità e con rispetto, ricevendone stima, considerazione e consenso. Le realizzazioni al compimento delle quali ha collaborato, dall'autostrada dei Fiori alla statale del Colle di Nava, rappresentano di per sé risposte molto concrete ai bisogni e alle aspettative dei cittadini, di quella gente che sapeva ascoltare, cogliendone in pieno le necessità. Mi pare perciò, e me ne complimento ancora mentre mi accingo a concludere il mio intervento, che l'abbinamento di scelta dei destinatari del premio di quest'anno sia particolarmente indovinato, significativo e rispondente agli obiettivi dell'iniziativa, anche in una prospettiva che supera gli angusti limiti cittadini e guarda al territorio in maniera un po' più vasta. Grazie. A tutti, eccellenza, prefetto vicario, dottoressa Dozzese, colonnello comandante della compagnia provinciale, dell'arma provinciale dei Carabinieri, colonnello D'Albano, questore vicario, autorità, onorevoli, ufficiali, sottufficiali, carabinieri,
Signore e signori, premi Parasio degli anni precedenti, grazie. Grazie di questa vostra testimonianza, grazie di questa vostra presenza qualificata e numerosa, perché onora questa nostra iniziativa condivisa col Comune di Imperia e dà stimolo e motivi sempre più spinti alla nostra associazione per potersi sempre impegnare maggiormente nel contesto cittadino e molte volte anche a livello provinciale. Direi che chi mi ha preceduto, sia il Presidente che il Sindaco, hanno già portato molti elementi importanti per motivare i riconoscimenti che vengono attribuiti quest'anno. E allora io cercherò di non ripetere quello che è già stato detto, quello che è a conoscenza di tutti voi, ma di cercare di cogliere alcune sfumature, magari leggermente diverse, o emozioni personali, o impressioni personali. È stato detto e lo ribadisco, non è casuale questa liaison che abbiamo fatto con l'onorevole Manfredo Manfredi e l'Arma dei Carabinieri, che è stata una piacevole coincidenza, perché sia l'onorevole Manfredo, nelle sue molteplici veste, da Presidente della Provincia, da Assessore prima, da onorevole per 5 legislature, da Presidente dell'Istituto Storico, da Presidente della Federazione del Pallone Elastico, ha sempre testimoniato e dimostrato un forte legame con la nostra realtà, con il nostro entroterra, con i nostri paesi. Io ringrazio i tantissimi sindaci che sono presenti, ma penso che sia una testimonianza doverosa nei confronti sia dell'onorevole Manfredi che dell'Arma dei Carabinieri per quello che significano e per Manfredi che ha significato nella sua vita. Manfredo aveva una bellissima frase che diceva a noi un po' più giovani, a quelli che si accingevano a fare il pubblico amministratore: non aspettatevi riconoscenza, è già tanto se si ricordano di voi. E allora noi questa sera, con l'assegnazione di questo premio, combiniamo riconoscenza e ricordo. Riconoscenza per quello che Manfredo ha fatto e ricordo per tutti i bei momenti che ha permesso di condividere a tanti di noi. Sono presenti tantissimi amici dell'onorevole Manfredo, che sono tantissimi amici dell'Arma dei Carabinieri. Oggi è di moda, io seguo con molta attenzione, anche se non ho più ruoli attivi nella politica cittadina, questo forte dibattito che c'è sull'importanza delle vie di comunicazione. E beh, l'onorevole Manfredo Manfredi queste cose le parlava negli anni 60. Se c'è una statale 28 che è riuscita a modificarsi e poi ovviamente ha avuto il contributo e la fiato che è stata portata avanti da tanti altri che si sono succeduti, la statale 20, l'autostrada dei fiori, 880 chilometri di strade di questa provincia che collegano i nostri comuni dell'entroterra, sono state scelte che volle l'onorevole Manfredi, in modo particolare l'ultima che ho citato, che crea tanti problemi a noi, Presidente, vero? E agli amministratori provinciali, specialmente oggi che c'è una carenza di fondi, ma è un modo per significare la volontà di avvicinare i paesi dell'entroterra alla costa. Ed era questa un'ulteriore testimonianza d'amore, d'affetto e di impegno. L'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri è palese, è già stato detto e lo ribadisco, la presenza capillare sul territorio nazionale. E allora io voglio semplicemente ricordare il momento in cui si è costituito questa associazione Circolo Parasio, che ho l'onore da presiedere, di presiedere da sempre, perché è il grande impegno della mia vita, insieme a tutti i collaboratori
che anche grazie a loro e senza i quali non sarebbe possibile fare nulla di tutto quello che durante l'anno modestamente riusciamo a porre in essere. Ma dicevo, questa nostra associazione si costituisce nel 69 e chi ha la mia età, ma anche chi è più giovane, vedendo la televisione, leggendo recensioni, sa benissimo che quegli anni furono anni di profonda trasformazione per la nostra società, ma furono anche anni molto pericolosi, carichi di tensione. E questa nostra associazione che andava ad operare in un quartiere che non era il quartiere che è oggi, che è un quartiere che aveva molti problemi, questa associazione ha sempre fatto della legalità, del rispetto, dell'attenzione alle istituzioni un cavallo di battaglia. E allora per noi è stato semplice, direi quasi naturale, sfruttando i 200 anni dell'arma, proporre al maggiore Gigli, al colonnello Zarpano, mi ricordo in occasione della festa della polizia, piazza San Giovanni, così, pur parlare, poi abbiamo, sono seguiti altri incontri, se poteva far piacere a loro accettare questa designazione, che poi è stata ampiamente condivisa da loro, dall'amministrazione comunale, dal sindaco Cappaci in prima, ma da tutta l'amministrazione comunale. In poche parole direi due premi, due riconoscimenti a una persona e a una realtà che significano molto, che sono di esempio e che specialmente in momenti come questi, lo ricordava il vescovo Don Tonino Suetta durante la funzione della Virgo Fidelis, c'è necessità in momenti così difficili di realtà che difendano, che sostengano la pace sociale di questo paese. E noi riteniamo che insieme alle altre armi l'arma dei carabinieri sia un pilastro fondamentale di questo paese, sia un pilastro fondamentale nella difesa della nostra Costituzione, sia un pilastro fondamentale per una crescita che tutti auspicano, che tutti ci auguriamo del paese tutto. Dunque, nel rinnovarvi i ringraziamenti a nome del Circolo Paragio, a nome di tutto il Consiglio Direttivo del Circolo Paragio e di tutti gli amici che collaborano, nel ringraziare nuovamente il sindaco e il presidente della provincia per le belle parole che hanno avuto nei confronti del sottoscritto e dell'associazione che ho l'onore di presiedere, nel ringraziare il colonnello dei carabinieri, il maggiore, per la collaborazione che hanno offerto perché si potesse organizzare questa iniziativa. Scusatemi, non posso trascurare la Lorella, la Nansardi, la Elena, lo staff della segreteria del comune di Imperia e la capo di gabinetto della provincia di Imperia, perché hanno dato veramente un notevole contributo a far sì che tutte le cose venissero organizzate al meglio. Ringraziando tutti, io mi auguro che anche questa serata sia una serata, come senz'altro sarà, piacevole, che sia una serata che possa dare le giuste soddisfazioni a quelle realtà che spesso e volentieri lavorano nell'ombra, magari senza troppo clamore, magari senza troppa pubblicità, ma giornalmente fanno e compiono il proprio dovere, perché anche questo è lo spirito di quello che era il premio Paragio prima e oggi il premio San Leonardo Città d'Imperia, quello di un premio che parte dalla gente. La nostra associazione, una volta si diceva un'associazione di base, è un'associazione di popolo, e che un riconoscimento che viene dal profondo, che viene dal basso, ma proprio per questo, a mio avviso, a nostro avviso, ha ancora un significato maggiore. Non è un premio freddo, è un premio che lo trasmettiamo col calore del nostro cuore, del nostro sentimento, del nostro entusiasmo. Grazie.
Durante la sua lunga e prestigiosa carriera politica aveva ricoperto per due volte anche la carica di sottosegretario al tesoro nel quinto governo Fanfani dal 7 dicembre 82 al 4 agosto 83 e nel primo governo Craxi dal 9 agosto 83 al 25 febbraio 84. Successivamente era stato anche presidente della Commissione Finanza nell'undicesima legislatura dal 17 giugno 92 al 14 aprile 94. Nella sua attività parlamentare si contano 401 progetti di legge presentati, 389 atti di indirizzo e di controllo e 176 interventi. A livello locale era stato invece presidente della provincia di Imperia dal 1965 al 1975. Amava parlare dei valori della Resistenza anche in qualità di presidente dell'Istituto Storico della Resistenza. Il suo ultimo incarico pubblico era stato quello di consigliere provinciale nel gruppo della Margherita. Prezioso era considerato ogni suo consiglio, erano infatti molti i politici locali che prima di attuare scelte strategiche si recavano da lui per avere un parere dettato dalla sua esperienza e sensibilità politica. L'onorevole Manfredi, che era nato a Pieve di Teco, era anche molto legato all'entroterra, dove amava recarsi insieme agli amici. La sua ultima apparizione pubblica risale a giovedì 31 gennaio 2013, in occasione dell'incontro di Luca Cordero di Montezemolo alla Camera di Commercio di Imperia. Ringraziamo per l'impegno che ha dato questo supporto. Dottoressa, innanzitutto grazie, prima di ogni altra cosa. Grazie al Centro Parasio, al Presidente Renieri, al Presidente della Provincia, al Sindaco per le bellissime parole che hanno detto. Grazie. Ok. Iniziamo un'opera che ha dell'impossibile, perché tenteremo di testimoniare i punti salienti di una vita in una decina di minuti. Per cui, diciamo, iniziamo subito dal dato storico, dall'oggettività. Quando iniziò l'impegno pubblico di suo padre, quindi, quali erano in quei momenti, all'inizio, le sue priorità e che cosa resta sul territorio di quel suo operato, anche se è stato accennato? Dunque, il primo maestro politico di mio padre fu il senatore Luciferelli, che fu membro della Costituente, che veniva da Gazzo, e quindi un paesino dell'Alta Valle Arroscia, forse ancora più isolato di Pieve, e il senatore Luciferelli comprese questo isolamento in cui l'entroterra viveva e costruì la famosa strada di Mezzacosta, che serviva a collegare in alto, tutta soleggiata, i paesini della bassa Valle Arroscia. Questo perché aveva inteso la necessità delle strade. Noi in provincia avevamo fino ad allora una viabilità che risaliva al tempo dei Romani, perché avevamo la strada Statale 1 che era stata fatta dai Romani. Il primo grande impegno sulla viabilità di mio padre si concretizzò nell'autostrada dei Fiori, che fu costruita dall'ingegnere Bruni della società Alpina e di cui mio padre si interessò in prima persona sia come delegato dell'autostrada dei Fiori che poi come presidente della provincia. E poi pian piano, aumentando l'impegno politico, aumentarono anche le possibilità e quindi si arrivò alla strada statale 28, alla strada statale della Varroia, alla 20, le complanari dell'autostrada. Ancora ultimamente, prima di morire, si interessava del futuro di questa autostrada ipotetica che si pensava di raccordo con Alassio, Albenga e Garesso. Si potrebbe dire che mio padre era un uomo della strada, sulla strada, ma anche presente proprio per questo, perché le strade erano per tutti. E veramente un potente motore di unione. Diciamo. Erano un sistema per unire i paesi, per promuovere i paesi, per portare le persone a vedere queste nostre terre meravigliose. Che sono anche tra l'altro stracolme di tesori, dice sì. Uno che ha sposato una ragazza, sì, di Renzo, Cennova di Renzo. Lui era innamorato, lui è. E guarda il presidente della provincia. Lui è imperiese di adozione, ecco, lui sicuramente è un imperiese, però non ha mai dimenticato le sue origini di Pieve di Teco.
Ecco, e tutto è partito da lì, è cominciato lì ed è finito lì. Speriamo non finisca, però. No, no, assolutamente, assolutamente. Diciamo che nasce per ora una potente spinta anche di un vissuto da molto, molto giovane, che ha segnato, credo, fortemente un'anima, perché lui da giovanissimo ha vissuto la parte forse più tragica della guerra. Dunque, mio papà nasce nel 1928 e compie i suoi studi scolastici all'Istituto dei Salesiani, che sicuramente lo formano con una morale cattolica, di cristianesimo, volta all'aiuto del prossimo, ma le esperienze che più lo hanno segnato sono state quelle vissute durante il periodo dell'occupazione tedesca, in cui mio padre, 17enne, venne costretto con la Croce Rossa di Pieve, che operava allora a Pieve di Teco, ad andare a recuperare le salme dei fucilati dai tedeschi, dei giustiziati dai tedeschi, e tra queste salme ricompose quella del suo migliore amico, che si chiamava Mario Ponzoni, a cui è dedicata, se ben ricordo, la via centrale di Pieve, vedo qui il sindaco tra l'altro. E lui disse una volta a chi gli chiese: ma tu ti ricordi l'odore di quel sangue che ci restava sulle mani? E lui si arrabbiò tantissimo e disse: non era l'odore di sangue, era il profumo della libertà. E credo che questo, sia una cosa... segnò mio padre. Questo spirito di libertà e di servizio segnò tutta la vita politica di mio papà. Lui si mise a fare politica per essere al servizio degli altri, singolarmente, perché lui ascoltava tutti uno per uno, non si negava mai, non c'era giorno, non c'era notte, non era importante. Lui ascoltava chiunque passasse alla sua porta, cercava di risolvere il problema del singolo, ma inserendo il problema del sindaco in un contesto generale, per cui il bene del singolo diventava il bene della comunità, che è quello che è l'arte politica. Penso di sì. Diciamo che io ho pensato appunto nel tirar giù qualche nota per traccia, diciamo, per questo incontro, che Pieve di Teco, entroterra sicuramente, era allora forse più entroterra di oggi. Ecco, e per ottenere i risultati che ottenne era appunto necessaria questa fortissima spinta, ideali, in parte lei ne ha già accennato, infatti la mia domanda alla fine era se ha marcato, se può trasmetterci la sua testimonianza proprio sul suo modo di affrontare la politica, i valori che cercava potrebbe avere in sé di trasmettere agli altri, in primis, perché no, anzi sicuramente a sua figlia. Non è facile riassumere in poche parole una domanda del genere. Infatti abbiamo detto che è un'impresa quasi impossibile all'inizio. Però io stasera vedo qui tantissimi amici, tantissime persone che hanno condiviso con lui momenti belli, momenti difficili, e in ognuno di voi rivedo un frammento di mio papà, e tutti insieme diventate mio papà. Questa capacità di inserirsi proprio nel tessuto sociale delle persone, legata alla sua comunicativa, alla sua onestà intellettuale. Lui diceva una frase di Calvino, spesso citava: la provincia acquista un senso nell'essere ricordata da Roma, e Roma acquista un senso nell'esserci arrivati dalla provincia. E ho fatto di questa sua frase il riassunto della sua vita. Lui non si è mai dimenticato di essere un uomo della provincia, lui non si è mai dimenticato di arrivare da un piccolo paese dell'entroterra, non si è mai dimenticato della sua esperienza contadina, di come, del sacrificio che fatto e tutto, non se ne è mai dimenticato. Ha portato a Roma questa terra e ha portato Roma in questa terra, perché poi tanti amici romani sono venuti qui e tanti soldi da Roma sono arrivati qui grazie a lui e grazie alle leggi che lui ha fatto per realizzare queste opere. E io credo che questa sia la più grande testimonianza materiale che resta oggi di mio papà,
E poi la testimonianza morale siete voi qui oggi. E proprio questo era un po' anche la mia chiusa in questo incontro, partendo da quello che è stato, quanto a suo giudizio, a suo parere, vede operante nell'attività pubblica corrente di questi valori, quanto la vede operativa questa testimonianza. E mio padre ha sicuramente tracciato una strada. Era un uomo che non parlava mai male di nessuno, mai. In nessuna circostanza, nemmeno nel privato, io gli ho mai sentito dire qualcosa di negativo, né degli amici né, tra virgolette, dei nemici degli avversari. Era un uomo che quando criticava, criticava non per denigrare, ma per costruire. Lui non si è mai fatto forte delle debolezze dei suoi avversari, ma le ha sempre colte in un dibattito volto a migliorare. E la stessa cosa faceva quando lui si sentiva in una posizione di errore, perché non era infallibile. Era molto aperto alla critica e al confronto, però diceva: si critica per proporre, non si critica per denigrare qualcuno o per fargli del male. E io, ecco, credo che oggi lui vorrebbe questo dalla politica, vorrebbe una critica costruttiva, propositiva, preparata, e soprattutto non vorrebbe un facile processo mediatico che fa solo del male a chi lo subisce e poi troppo spesso finisce nel nulla. Grazie, dottoressa. Grazie ancora, dottoressa, di collegarmi alla dottoressa e all'ingegner Fabrizio Scarpiello, suo marito. Perché? Perché tornano in auge, diciamo così, le due divise di cui vi ho accennato prima, che fanno parte di una vasta collezione di proprietà appunto dell'ingegner Scarpiello, e sono divise storiche dell'Arma dei Carabinieri. Per questo che questa sera sono qui, per creare un ponte tra queste due figure, oltre a quelli numerosi, magari un po' più metaforici, che prima sono stati citati. Qui abbiamo questa divisa nera, è una divisa definita piccola uniforme da capitano ed era utilizzata negli anni 80 dell'Ottocento. Era l'uniforme di servizio ai tempi della lotta al brigantaggio. Ecco, con una divisa come questa è stata più volte ritratto l'eroe degli Abruzzi, capitano Chiaffredo Bergia, medaglia d'oro al valor militare, e ci piace ricordarlo appunto come figura eroica dei carabinieri. Qui invece siamo un po' più avanti negli anni, esce come modello del 1909, in realtà poi è stata utilizzata sostanzialmente nella prima guerra mondiale, e tenete a memoria questo discorso della prima guerra mondiale, perché vi obbligo a un altro piccolo memento per un'altra cosa che poi vi dirò. Qui appunto il modello nasce ufficialmente nel 1909, era destinata a carabinieri semplici a piedi, mobilitati per l'appunto nella prima guerra mondiale, e rappresenta nella storia dell'uniformologia italiana il primo esempio di mimetismo, cioè di ricerca della bassa visibilità. Purtroppo lo scontro, la guerra, obbliga a cercare qualunque stratagemma per essere meno obiettivo dell'avversario, e quindi si passa dai tradizionali colori magari più sgargianti a una prima tentativo di mimetismo e di adeguamento al terreno. Questo è un modo per avvicinarci ovviamente all'Arma dei Carabinieri. Per parlare dell'Arma dei Carabinieri è doveroso che io prima di tutto esprima il nostro ringraziamento innanzitutto al comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Luciano Zarbano, e aggiungo, grazie alla sua presenza, grazie a tutti ovviamente i rappresentanti dell'Arma qui, un mio ringraziamento personale al maggiore Davide Gigli, che non riesco a vedere in questo momento, eccolo qua, perché devo dire che lui ho trovato un'interfaccia gentilissima, paziente, disponibile per lo scambio di informazioni, di dati, e tra l'altro per suo tramite abbiamo avuto anche un bellissimo filmato che è dedicato alla storia,
al presente, al futuro anche dell'Arma dei Carabinieri. È un filmato che nella sua struttura originale dura 35 minuti. Come potete capire, non era possibile utilizzarlo, per cui abbiamo fatto uno sforzo, credo, spero, riuscito, giudicherete voi, per comprimerlo, non per tagliarlo, e ridurlo a una visione di una dozzina di minuti, chiedo? Sì, una dozzina di minuti. Quindi guardiamo insieme questo documento e poi ne parliamo. Compie il suo secondo secolo di vita, un appuntamento che diviene straordinario momento di lettura della storia dell'istituzione e delle pagine di fedele dedizione scritte dai carabinieri di ogni tempo, dai carabinieri di Pastrengo, del Podgora e di Nassiria, dal vice brigadiere Salvo D'Acquisto e dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da tutti quei carabinieri che quotidianamente prestano in silenzio il loro servizio, meritando la fiducia e l'affetto della gente. Era il 13 luglio 1814, quando nella città di Torino nasceva il Corpo dei Carabinieri Reali. L'obiettivo di Vittorio Emanuele I di Savoia, rientrato dopo la caduta di Napoleone, era quello di creare un reparto di élite in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza, dando inizio a un legame con gli italiani che ha fatto dell'uniforme del carabiniere l'uniforme amica per antonomasia. Un uniforme che lo stesso Vittorio Emanuele I di Savoia volle personalmente approvare. All'indomani dell'emanazione delle regie patenti istitutive del corpo. Il cappello a due punte, di origine napoleonica, popolarmente chiamato lucerna. Gli armari, la bandoliera bianca con la giberna, la fiamma, diventeranno per tutti simboli di protezione e sicurezza. Il 25 giugno 1833 viene adottato il tradizionale pennacchio rosso e blu, destinato a caratterizzare l'uniforme dei carabinieri fino ai giorni nostri. Il colore scarlatto simboleggia il coraggio di affrontare situazioni cruente, mentre il colore turchino contraddistingue la fedeltà alle istituzioni. Nella storia dell'arma, il 1848 è l'anno della carica di Pastrengo, rievocata ogni anno a Piazza di Siena, quando tre squadroni di carabinieri a cavallo sbaragliano i reparti di fucilieri tirolesi e salvano il sovrano che, avanzando, ha rischiato di essere fatto prigioniero. Il singolare status del carabiniere, a un tempo militare e operatore di polizia, costituisce un binomio funzionale inscindibile, come accade anche oggi nell'addestramento dei corpi di polizia e nelle missioni di pace in Iraq e in Afghanistan. Il 24 giugno 1864 a Torino, dalla Camera dei Deputati parte una relazione indirizzata al governo che afferma l'interesse della nazione per l'arma, definendola benemerita per i servizi che essa rende in ogni parte d'Italia. Da quel momento, per tutti gli italiani, l'arma dei carabinieri è la benemerita, un riconoscimento significativo che ben sintetizza la straordinaria abnegazione con cui i carabinieri si pongono quotidianamente al servizio della comunità nazionale, garantendo la sicurezza e l'ordinata convivenza civile. Il 23 settembre del 1943, a Palidoro,
il vice brigadiere Salvo D'Acquisto, comandante della stazione di Torre in Pietra, fa olocausto della propria giovane vita autodenunciandosi come l'autore dell'attentato che è costato la vita ad alcuni militari tedeschi. Col suo sacrificio Salvo D'Acquisto eviterà la fucilazione di 22 civili innocenti. Il cinquantennio che ci conduce al bicentenario dell'arma conferma il legame tra popolazione e carabinieri e si fonda sulla generosità con cui l'arma ha da sempre interpretato il proprio ruolo, non solo prevenendo e perseguendo i reati, ma anche garantendo la sicurezza dei cittadini compromessa da eventi calamitosi. Dal disastro del Vajont all'alluvione di Firenze, dal terremoto del Belice a quello dell'Aquila, fino ai tragici eventi di Lampedusa, degli immigrati che disperati approdano sulle coste italiane. I carabinieri si sono distinti per l'immediatezza, la capacità risolutiva e la premura dei loro interventi. L'arma guarda al futuro, investendo nella formazione e nella specializzazione del proprio personale e nella innovazione tecnologica dei propri sistemi, dall'ambito delle comunicazioni a quello della ricerca scientifica. Grazie a queste nuove tecnologie nel settore investigativo e forte dei valori e delle tradizioni che li hanno sempre contraddistinti, i carabinieri sono in grado di contrastare le nuove forme di criminalità che ormai valicano i confini nazionali. La storia della lotta alle organizzazioni criminali si intreccia con la storia dell'arma fin dalla sua istituzione, dal brigantaggio ottocentesco alle varie forme di mafia dei giorni nostri. I carabinieri sono costantemente in prima linea. Con coraggio e determinazione affrontano sfide sempre più aspre e cruente. La lunga scia di sangue ha visto tra le sue vittime eccellenti, oltre a tanti esponenti della magistratura e di appartenenti alle forze dell'ordine, nel 1982 anche il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si dedicò in prima persona alla lotta alle organizzazioni criminali e in particolare a quella siciliana. Risale al 1855 la prima missione all'estero dell'arma, ma è negli ultimi decenni che sotto egida NATO, delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea è stata impegnata costantemente in interventi di protezione delle comunità da anni martoriate in sanguinosi conflitti in tutto il mondo. Hanno dato eccellenti risultati il modello Multinational Specialized Unit forgiato dai carabinieri per assolvere compiti di polizia civile e militare per il mantenimento della pace nei Balcani e la costituzione nel 2005 del centro di eccellenza per le Stability Police Unit. Applicando queste formule in ogni luogo della terra dove sono stati richiesti, i militari dell'arma sono diventati leader mondiali in queste attività, suscitando vivo apprezzamento nelle comunità internazionali. Fino al 31 marzo 2000, i carabinieri erano la prima arma dell'esercito italiano. Successivamente a quella data, l'arma è stata elevata a rango di forza armata, quarta in ordine di costituzione, ma prima per l'entità delle sue forze. Da allora la carica di comandante generale, in precedenza attribuita a generali di corpo d'armata dell'esercito, è assunta dagli stessi generali dell'arma dei carabinieri. Nel 1999 recepita una direttiva della Comunità Europea, l'arma ha beneficiato anche del valido apporto delle donne, superate
le naturali perplessità di chi non immaginava la caratteristica lucerna in versione femminile, le donne hanno espresso tutta la loro attitudine alla professione di carabiniere, dando un valido contributo in ogni settore alle consolidate tradizioni di efficienza dell'arma. Tra i tanti reparti c'è il centro sportivo Carabinieri, cucina di grandi atleti che hanno dato lustro all'Italia, vincendo medaglie in molte discipline olimpiche. Tra i tanti spiccano atleti come nell'equitazione il generale Raimondo D'Inzeo, che è stato il primo comandante del centro sportivo, il maresciallo Zegler nello slittino, il carabiniere Enrico nel fioretto, il carabiniere Molfetta nel taekwondo. Nassiria è uno di quei luoghi lontani che purtroppo ha lasciato un doloroso segno indelebile nel cuore di tutti gli italiani, perché troppi tricolori hanno avvolto i corpi dei carabinieri che laggiù si sono immolati, sacrificandosi per la salvaguardia dei più deboli. Questo ha rinsaldato un legame antico. La nazione tutta si è stretta attorno agli uomini dell'arma che con il loro sacrificio garantiscono ovunque la pace e la continuità delle libere istituzioni. I valori che tuttora sorreggono i carabinieri nel loro agire quotidiano sono semplici e saldi, eticamente indiscutibili e quasi religiosamente osservati. Valori che sono stati riassunti nel regolamento generale. Gli uomini e le donne dell'arma si ispirano tutti i giorni a questi principi, che si possono racchiudere nel loro antico motto: usi obbedir tacendo e tacendo morire. Il calendario 2014 ricorda che l'arma festeggia i 200 anni al servizio dei cittadini. I carabinieri sono sempre al servizio del popolo italiano, combattono il crimine con determinazione e sono pronti a rischiare quotidianamente la loro vita in difesa dei cittadini con nel cuore il loro motto: nei secoli fedeli. Ora direi che è necessario un minimo di ufficialità, quindi il colonnello Luciano Zarra, rappresentante dei carabinieri per tutta la provincia di Imperia, in quanto ne è il comandante provinciale, riceve il premio San Leonardo, città di Imperia, dalle mani del sindaco di Imperia, ingegner Capaci, dal presidente del Circolo Palazzo, Giacomo Regheri. Bene, innanzitutto le rinnovo il nostro grazie per essere qui stasera. Vale per lei in misura esponenziale quello che si è detto prima per la dottoressa Manfredi. Anche qui un compito sfidante in 15 minuti parlare di tutti i 200 anni di storia. Quindi io mi sono preso la libertà di fare alcuni focus e poi di lasciare a lei spazio per parlare. Innanzitutto, 1814, Vittorio Emanuele firma le leggi patenti. Fin dall'inizio è un'arma estremamente duttile, estremamente efficace, perché fin dall'inizio mischia, come abbiamo visto nel filmato, compiti militari, di polizia, vi si trova alle prese anche nelle notizie storiche che ho trovato sul vostro sito, e a proposito bellissimo perché è stracarico di informazioni, di anche curiosità, quindi lo invito a chi ha piacere anche di andarsene a leggere, è veramente molto carino. Ebbene, vi si trova fin dall'inizio alle prese con i disastri naturali, il controllo del territorio, sia proprio nella sua struttura e sia purtroppo anche nella lotta alla malavita, nel recupero di informazioni, quindi anche intelligence militare,
e anche in eroismo militare, il primo caduto è forse un anno, un anno e mezzo dopo, a Limone Piemonte, per chi lo vuole sapere, per la ricerca di un fuggiasco da un carcere. Ebbene, il mio invito quindi è più che una domanda, è un invito, una sua rilettura di questa storia in quello che è, a suo parere, a suo giudizio, anche da singolo militare di più, lei trova come elementi salienti. Riuscire a condensare tante vicende, tanti episodi che poi sono episodi umani, sono pieni di sentimenti, sono episodi di dolore, di gioia, non è facile. Chiaro. Nel 1814 nasce l'esigenza di un corpo di polizia, un corpo di militari che abbia competenza anche di poliziotti, perché a quei tempi non c'era una divisa fra militari, una polizia militare e una polizia civile. Ma soprattutto l'esigenza era quella di dare in ogni piccola comunità la presenza dello Stato. Questo è l'imprinting che c'è tutt'oggi. E questa innovazione, che non c'era stata prima, non c'era da nessuna parte, simile un po' forse alla Francia con la gendarmeria, è stata la mossa vincente. Nel 1814 l'Europa esce distrutta da una guerra che ha visto contrapposto esercito, ma che all'interno delle stesse nazioni c'erano delle fazioni che avevano parteggiato per l'una per l'altra parte. Quindi era necessario creare una struttura che garantisse la sicurezza dei cittadini. Ecco, io vorrei porre l'accento proprio a questo punto. I carabinieri non erano stati creati per affermare la statualità, ma solamente per dare la sicurezza ai cittadini, cosa che fino ad oggi è rimasta immutata. Certo. Sicurezza che non è solamente contro il delinquente, contro il cattivo, ma sicurezza a 360 gradi, che va dalla calamità naturale alle esigenze di carattere personale, familiare, problemi che possono sembrare stupidi, ma sono dei problemi che tutt'oggi vengono investiti i vari comandanti di stazione. Non ci ricordiamo che la struttura è nata con le stazioni. Il comandante di stazione era un punto di riferimento per i cittadini, per i piccoli borghi. C'era il comandante di stazione, c'era il parroco, c'era il sindaco e il farmacista. Queste erano le figure che sono rimaste care ai vari scrittori che si sono cimentati nel parlare, nel raccontare dell'arma dei carabinieri. E direi che questo è un primo segno veramente importante. Abbiamo parlato di arma duttile e direi che un esempio grande di duttilità è proprio quello che è arrivato in un momento che sia recente, ma direi che è già storia, e cioè l'apertura al reclutamento femminile. Lei ovviamente aveva già probabilmente degli incarichi anche gerarchici in quel tempo, e la domanda è come ha cambiato innanzitutto nella vostra visione di un mondo che era allora solo maschile ovviamente, e più in generale nella visione anche gerarchica, gestionale, la presenza delle donne, e in quale misura ad oggi pesano nei vari ruoli? Ma diciamo che fa più impressione a parlarne che poi fatto a vivere. Cioè noi abbiamo visto prima dell'arma dei carabinieri l'apertura delle donne alla polizia di Stato, quindi non è stata una grandissima novità. Le donne erano altre strutture statuali, dello Stato, amministrazioni e quant'altro. Ci siamo potuti adattare dal punto di vista strutturale, non mentale. Dal punto di vista strutturale perché si sono potute fare delle camere apposta, ma non più di tanto, ampliare,
fondamentalmente non c'è stata una grande rivoluzione, anzi proprio dire non c'è stata proprio una rivoluzione. Dal punto di vista mentale non c'è stato nessuno. Si sono inserite in maniera abbastanza rapidamente efficace. Sì, sì. Cioè, i colleghi maschietti non hanno fatto e non fanno tuttora nessun tipo di discriminazione. No, assolutamente no. Anche perché fondamentalmente noi uomini siamo tutti figli di una donna, quindi non c'è nessun tipo di discriminazione per questo. Molto bene, molto bene. Ora, proprio insieme, donne e uomini, sono a fianco anche in quelle sfaccettature dell'arma che sono poi corpi speciali e quindi quelli che si occupano di lotta specifica alla malavita organizzata, tutela dell'ambiente, il nuovo frontiere della criminalità informatica. Ecco, le chiedevo se poteva accennarci qualcosa di un po' più dettagliato su questi settori così importanti, ancorché magari un po' più di nicchia della vostra arma. L'arma si caratterizza oltre per questi reparti specializzati anche per altri, la lotta al falsificario, all'antisofisticazione sanità, il reparto che si occupa delle politiche agricole. E qui posso affrontarle in maniera, come dire, a volo d'angelo, perché sì, sono state a suo tempo, sono state fatte delle scelte vincenti che hanno fatto sì che l'arma avesse una competenza abbastanza corposa, abbastanza ampia su una parte della vita di ciò che gli italiani investivano, di ciò che gli italiani svolgono quotidianamente. Quindi penso io alla sanità, importantissimo. La custodia della qualità alimentare. La custodia della qualità alimentare, e la sanità stessa, cioè l'italiano che ha la necessità, l'esigenza, cioè il diritto di essere curato, nella migliore dei modi. Ed è un settore, direi, che è fondamentale perché in generale questi corpi speciali ci fanno sentire di più la presenza dell'arma e quindi dello Stato in momenti, direi, critici proprio ad esempio di una difficoltà che ormai tutti noi abbiamo, per dire, un PC in casa, ma essere, come purtroppo mi è capitato anche nelle relazioni nel mio lavoro con clienti che hanno avuto subito danni da truffe informatiche, ecco, l'invitarsi a rivolgere all'arma è stato poi determinante. Sì, insieme alla Polizia di Stato, insomma, ci sono reparti specializzati che sono su questo. Poi un altro punto fondamentale, non tanto per la creazione del reparto, parlo del reparto di investigazioni scientifiche, ma quanto per la capacità di adattarsi al presente. Sì. Nel 1989 si cambia il codice di procedura penale. Cambiando il codice di procedura penale si cambia un po' le regole del gioco. Adesso non sto qui a elencare che cosa è successo, quali sono gli eventi, quali sono le novità di allora sul processo. Quindi l'arma si è dovuta adattare con dei reparti ad hoc. Scusatemi, devo essere necessariamente tecnico, mi auguro di essere chiaro. Nel nuovo processo, che poi non è nuovo, la prova si crea durante il dibattimento. Quindi l'arma si è messa in gioco e ha dovuto creare delle strutture, parlo del RACIS, altamente specializzate, che hanno come obiettivo trovare le prove, gli elementi che possono poi inchiodare il coltello. Certo. Bene, un altro elemento, qui è una piccola curiosità, ma si lega invece a un corpo importantissimo per l'immagine di tutta l'Italia. Io parlo in particolare in questo momento della Guardia d'Onore e scorta del Presidente della Repubblica, quindi i corazzieri, con una piccola nota che anche qui ho preso dal vostro sito, dalle notizie storiche. In realtà i carabinieri nascono corazzieri perché nel bando originario era previsto, per poter entrare nell'arma, di essere alti 39 once, tradotto
un pelino meno di 1,75 m, il che ad altezze correnti attuali è né più né meno largo circa un centimetro, insomma, l'altezza del corazziere. Sono il corazziere. Sì, non ho ben più del 1,75 m, ma tenuto presente che in quei secoli l'altezza media si è molto alzata, quindi semplicemente una piccola nota sulla guardia d'onore del Presidente, se ce la vuole dare sui corazzieri. Beh, ne approfitto, perché fra altre curiosità che ho appreso da Carabinieri e Detta Lavori è che i baffi, non è come la famosa barzelletta Carabinieri, quando cresce il baffo perché nella scuola c'è scritto la barba, no? È perché proprio poter crescere i baffi a quei tempi era un elemento distintivo, quasi un elemento onorifico. E i Carabinieri avevano questa facoltà, cosa che le altre forze armate non avevano. Ah, è molto particolare. Sì, sì, sì. Mi sono distratto. No, parlavo dei corazzieri. Sì, sì, cioè, un inquadramento. Beh, i corazzieri nascono così, in maniera un po' particolare, perché nascono come esigenza di tutela esigenza di difendere il re. E ovviamente è necessaria anche l'imponenza fisica, la struttura proprio imponente, certo, che deve incutere timore nel malintenzionato che vuole recare offesa al re. E anche le uniformi sono abbastanza imponenti, basta pensare all'elmo che ne aumenta ancora l'altezza, alla corazza lucidissima. Sono il simbolo dell'Italia nel mondo. Io ricordo, ecco, tanto per fare un salto, ricordo un time di una ventina d'anni fa. C'era la scritta Italian Style e con Italian Style c'era la figura di un carabiniere in grande uniforme. Parliamo di un quotidiano non italiano, un quotidiano, certo, famosissimo, certo, quello del Time. Sì, sì, certo. Quello è il biglietto da visita per l'Italia. E infatti, e proprio, guardi, non ci siamo messi d'accordo, ma io stavo proprio parlando, avrei voluto parlare ora di carabinieri simbolo dell'Italia. Ovviamente rispondendo bene a queste domande, il prossimo anno vi vengo il premio. E proprio su questo fatto del simbolo, molti di loro hanno vissuto, vivono, ora, quest'estate, l'impegno delle missioni all'estero, in aree del mondo che, insomma, non sono proprio così tranquille, e le chiedevo se voleva esserne in questo momento testimone. Proprio per le missioni all'estero, guardando le immagini, avete visto gli italiani, i carabinieri italiani, si pongono nei confronti della popolazione in maniera diversa. Non c'è stata una immagine, ci sono state immagini di altre forze di polizia, anzi forze militari, perché come forze polizia siamo gli unici, come forze militari di altre nazioni. I carabinieri hanno un approccio diverso, perché? Semplicissimo, perché i carabinieri che tutt'oggi in questo momento stanno facendo missione all'estero sono i carabinieri che adesso si trovano qui, sono carabinieri che fanno servizio alle stazioni. Che significa? Significa che loro sono abituati ad avere un contatto con la popolazione, sono abituati a offrirsi alla popolazione, quindi non è un qualcosa di innaturale rivolgersi al bambino afghano, alla signora irachena e quant'altro con affabilità, con familiarità. E questa è la nostra vincente. Lì parlavamo di MSU, una parola difficile, ma di fatto è la nostra capacità di saperci adattare con la popolazione. Questa è la mostra vincente, che da 200 anni ci fa essere nel cuore degli italiani. E non solo, in occasione delle missioni all'estero siamo nel cuore anche di quelle popolazioni. C'è purtroppo l'episodio di Nassiriya, ma direi che più unico che raro. Normalmente il carabiniere, anche in quelle situazioni, parlo di situazioni delle missioni all'estero, è vicino alla popolazione, e questo fa sì che la popolazione non ci vede come invasori. Gli americani
le altre nazioni della NATO ci invidiano questa nostra capacità, perché per loro è difficile, non hanno questa capacità poliedrica di sapersi adattare alle esigenze, anche perché fondamentalmente, diciamocelo tranquillamente, loro nelle loro macchine c'è scritto tu serve un protect, per servire e proteggere. Non lo so se convincere gli altri o convincere se stessi. Noi di fatto, anche se non l'abbiamo scritto, lo facciamo. Noi esistiamo, noi siamo tutti 5 anni per servire gli altri e per proteggere gli altri. E non parlo solo dal punto di vista della criminalità organizzata. Bene. La cosa che più leggera, ma capita di vedere nei film che ogni tanto passano in TV così, adesso ogni tanto, specie d'estate, quando la programmazione è un po' più bassa, passano dei vecchi film anni 70, in cui l'azione investigativa aveva dei tempi dettati al massimo dal trovare la cabina telefonica e poter telefonare per comunicare, per scambiarsi un'informazione. E quindi la domanda che mi è venuta è proprio di dire quanto ha cambiato il vostro lavoro, il passaggio all'informatica, a strumenti comunicativi così veloci, istantanei di fatto, e quindi il rischio anche che questi strumenti, come a me succede, non solo sono usati da voi, ma a me anche dai malviventi. Specie questo per l'investigazione. Fa venire in mente anche altre cose, oltre questo sì, la criminalità organizzata si adatta ai tempi e ovviamente l'azione delle forze di polizia si deve adattare alla pressione sempre più cruenta, sempre più insidiosa della criminalità organizzata. No, viene da sorridere perché oltre all'informatica, oggi parlare di cellulare normale, nel 1990, quando cominciarono a aprire i cellulari, noi per essere reperibili, noi ufficiali dei carabinieri per essere reperibili, li abbiamo bloccati di tasca nostra, non spendevamo di tasca nostra. Cifre rilevanti per allora, sì, tra l'altro. Sì, anche perché dove andavamo a mangiare la pizza, non avendo il cellulare, avremmo dovuto dare il telefono. Chiamavamo in caserma, siamo a mangiare la pizza in questo posto, poi arrivava la telefonata nel mezzo della pizza, ovviamente uno cercava di passare inosservato, poi tutta la pezza che lo scoprire perché il capitano della sono elementi che fanno sorridere. Ebbene, ci siamo potuti adattare, parlavo poco fa del codice procedura penale, ma soprattutto non è tanto la struttura legislativa, ma quanto la tecnologia, che è indispensabile stare al passo con il tempo, perché purtroppo la criminalità ha delle capacità di adattarsi a ogni esigenza di violenza e dobbiamo essere in grado di rispondere in qualsiasi momento. Bene, veniamo a una realtà più vicina. Lei ha assunto il comando provinciale nel 2013, ora si intende fatto salvo le riserve d'ufficio. Le è possibile citare qualche particolare risultato investigativo del periodo? Più in generale, qual è il suo parere circa la situazione dell'ordine pubblico nel nostro territorio? Ma io non, devo essere sincero, quando devo parlare dei risultati operativi non sono molto contento, per due motivi. Uno, perché può sembrare quasi una sorta di divano, come per cercare di dare l'impressione di essere i primi della classe, non questo. L'altro perché quando si interviene, in questo caso di reprimere i reati, bisogna anche fare delle analisi, perché alcune volte insomma, ci sono le istituzioni, così in maniera genetica, c'è il fallimento della famiglia, quindi non ne parlo molto volentieri. Se devo proprio farlo, viene da pensare alle condanne, parlo del 7 dicembre, le condanne al processo alla svolta, o ai risultati operativi di contrasto ai cosiddetti furti predatori, poi credo che siano quelli che preoccupano più la provincia,
che magari alcune volte non vengono, non viene dato il giusto risalto sulla stampa, ma posso garantire che l'attività dei carabinieri, più repressiva che preventiva, perché più repressiva che preventiva? Perché ovviamente non si può quantificare quanti furti vengono sventati. Perciò più repressiva che preventiva viene messa in evidenza. Ma a parte questo, se io dovessi parlare di successi dell'arma dei carabinieri, io guarderei altro. In occasione degli episodi climatici, delle intemperie climatiche degli ultimi tempi, è stato importante, tra le altre organizzazioni, per esempio, parlo del Vigile del Fuoco, della Polizia Municipale, non posso non citare i carabinieri, che anziché pensare alle loro caserme, hanno chiuso la caserma e si sono dati alla gente che aveva bisogno. Mi chiamavano i miei comandanti di compagnia, i comandanti di stazione, mi dicevano: abbiamo evacuato Tizio, abbiamo evacuato Caio, ci siamo portati qua, ci siamo portati là. Questo è un altro aspetto importante, Grazie agli altri, grazie là. Arrestare i cattivi lo fanno tutti, in qualsiasi parte del mondo. Prodigarsi degli altri, mettere a repentaglio la propria vita, voi immaginate, pioggia torrenziale, i ragazzi stare fuori in quelle condizioni e cercare di dare sicurezza, perché fa tanto, certo, fa tanto. Vedere vicino il carabiniere è come vedere vicino lo Stato, fa tanto. Ma parlo della provincia, no? Penso al terremoto di Messina del 1903. A tutte le situazioni che sono create da tanti anni a questa parte. Per finire, un messaggio che sul personale, diciamo, una piccola nozione degli affetti, la consueta. Cos'è per lei essere carabiniere oggi e come si rivolgerebbe a una ragazza, ragazzo, che dicesse: ma mi interesserebbe, vorrei essere parte dell'arma? Un tocco personale ci voleva alla fine. Ci sto pensando, perché non voglio essere retorico. No, difficile. Fare il carabiniere bisogna avere per me bisogna avere due doti: l'umiltà e la generosità. Bisogna essere umili, perché purtroppo coloro che facciamo molte volte c'è il rischio di diventare professoroni, di essere tesoroni, di dare consigli, di elargire qualcosa che alcune volte non ci viene chiesto. E la generosità è non fare riserva neanche della propria vita in certe situazioni pericolose. Senza riserva, a favore di tutti noi e dello Stato, fedele nei secoli.
Thank you.